Salve a tutti, sono Daniela Baldi, faccio parte di una cooperativa sociale che si chiama CEPIS e che lavora qui sul quartiere da 30 anni, anzi abbiamo appena festeggiato il nostro 30° anno. E vi volevo presentare il Cantiere, che è uno spazio di aggregazione culturale che si trova in via del Cavallaccio e che ha una storia molto lunga. Brevemente vi posso raccontare che nasce come centro giovani e era un centro di aggregazione dove venivano fatte tante attività per i ragazzi del quartiere e poi nel 96 si è trasformato e nel 2006 ancora una volta ha avuto un'altra grande trasformazione, quella di diventare appunto un punto dove le persone si aggregano per fare cose nel tempo libero e dove i ragazzi possono apprezzare quelle che sono attività di tipo culturale, di tipo attività informatiche, attività artistiche, e noi cerchiamo di mettere insieme quelle che sono i sogni di ragazzi che sono nel territorio, trasformandoli in docenti e allargando le loro caratteristiche, le loro competenze, passandole appunto ad altri. Dall'anno scorso siamo in coprogettazione con il Comune di Firenze e abbiamo potuto ampliare ulteriormente la nostra attività. In effetti quello di cui noi ci occupiamo è creare eventi di aggregazione e quindi anche serate a tema, serate che vedano comunque il coinvolgimento di associazioni del territorio. Diamo ospitalità e ci occupiamo di integrare appunto associazioni con le loro specifiche, quindi ospitiamo la Lega del Latte, ospitiamo gruppi gas che sono gruppi di acquisto solidali che sono composte da cittadini, ospitiamo comunque anche le leve civili, abbiamo in atto un progetto di leve civili e abbiamo quindi dei ragazzi che collaborano con noi. Da questo anno abbiamo anche la fortuna di avere attivato un corso di formazione professionale per parrucchieri e ci occupiamo anche dell'apprendistato, abbiamo delle aule che sono appunto gestite da un'agenzia formativa che si chiama Pegaso e che fa qui i suoi percorsi. Il Cantiere offre anche la possibilità di spazi per chi ha voglia di festeggiare, di stare insieme e per chi ha qualcosa da dire o da raccontare, quindi seminari anche a titolo gratuito, e in più abbiamo tutta una partita, come vi dicevo all'inizio, di corsi che spaziano dal computer alla danza, all'acquerello, all'acquerello steneriano, poi tutte le lingue, abbiamo inglese, tedesco, francese, che sono comunque richieste. Oltre a questo facciamo e realizziamo in collaborazione con altri servizi del quartiere degli eventi in piazza, e quindi ci avrete potuto conoscere nel momento di Isolottissima piuttosto che durante le feste rionali organizzate dal quartiere. È un servizio che è tutto da scoprire, non si può raccontare probabilmente in maniera esaustiva in nessun modo. Vi dico, veniteci a trovare, conoscetelo direttamente e sicuramente insieme potremo costruire l'attività o l'evento che avete voglia di realizzare.